GF VIP, Cecilia Rodriguez furiosa contro Francesco Monte, adesso basta Vin Zuiden. Cecilia Rodriguez si scaglia ancora contro Francesco Monte dopo il GF VIP. Cancelletto Cecilia Rodriguez è stanca di prendersi tutte le colpe della fine della sua storia d'amore con Francesco Monte, video virgola con tanto di addio in diretta all'interno della casa del cancelletto Grande Fratello VIP. A distanza di settimane dalla fine del reality show la Rodriguez è tornata a parlare della fine della sua relazione con l'ex tronista di Uomini e Donne e si è lasciata andare a delle confessioni del tutto inaspettate. Le accuse di Cecilia contro Francesco Monte dopo il GF VIP. In primis Cecilia ha ammesso di essere stufa di prendersi tutte le colpe aggiungendo che Francesco Monte non è il poverino della situazione e quindi non va considerato un santo, così come sarebbe stato descritto in televisione e sui giornali. La sorella di Belen, infatti, ha ribadito il pensiero secondo il quale già prima dell'inizio del GF VIP le cose tra lei e Francesco non funzionavano più nel migliore dei modi. La Rodriguez, infatti, ha ammesso che nell'ultimo periodo Francesco Monte pensava solo ed esclusivamente al lavoro e questa cosa la faceva sentire trascurata, al punto da decidere di troncare questa relazione in seduta stante all'interno della casa del Grande Fratello VIP, senza neppure attendere la sua eliminazione e quindi avere un confronto con Monte fuori dal reality show. Ma in questi giorni Cecilia sta facendo molto discutere anche per l'intervista del tutto clamorosa che ha rilasciato qualche giorno fa alla trasmissione TV Leiene in onda su Italia 1, dove si è lasciata andare ad un confronto tra Francesco Monte e il suo attuale fidanzato Ignazio Moser. L'intervista shock di Cecilia alle Iene, Ignazio Moser è superdotato, Francesco Monte no. Nel dettaglio la Rodriguez ha fatto un confronto tra parti intime affermando che Ignazio è superdotato e che sarebbe ben messo rispetto al suo ex Francesco. Affermazioni che ovviamente hanno scatenato un vespaio di polemiche in rete, video, e sui social e anche questa volta non sono mancati gli insulti contro la Rodriguez. In moltissimi hanno fatto presente come la sua fosse stata una caduta di stile e anche una mancanza di rispetto nei confronti del suo ex fidanzato Francesco Monte, che al contrario in queste settimane non ha mai mancato di rispetto a Cecilia, nonostante il tradimento subito in diretta TV. Insomma Cecilia questa volta l'ha fatta davvero grossa e anche i suoi stessi fan le hanno fatto notare il clamoroso scivolone fatto alle Iene.